Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Bloodborne. Oggi vi illustrerò un metodo semplicissimo per ottenere la roccia di sangue, una roccia che ci serve per potenziare la nostra arma preferita a livello 10, ovvero a livello massimo, e quindi sbloccare il relativo trofeo. Ok, andiamo nella quarta tomba e selezioniamo Attico di Mergo Centro. Ok, selezioniamolo. Ok, siamo nell'incubo di Menzies. Ok, maledetti corvi, maledetti. Fanno saltare in aria. Ok, qua andiamo sulla destra dove c'è il nostro ascensore. Entriamo, premiamo la piastra, si echi destra. No! Maledizione, è sceso l'ascensore. 2 ore, ora dobbiamo aspettare che risalga l'ascensore. Ovviamente questa zona, questa, diciamo, la roccia di sangue la potrete prendere solamente se siete arrivati in questa zona. Non ci dovrebbero essere problemi, visto che comunque l'arma sino a livello 9 e livello 10 la otterrete, cioè arriverete a potenziarla proprio in questi livelli più o meno, approssimativamente. Portatevi anche molti sedativi, come avete visto che li ho selezionati, li ho messi sull'uso rapido. Perché più avanti incontreremo i maledetti cervelli, quella specie di cose giganti che ci fanno diventare folli. Ok, va bene. Vediamo. Se si decide questo maledettissimo ascensore. Ok, noi entriamo. Entriamo. E scendiamo. In questo caso, in questo ascensore non si chiude la porta. Ecco, non dobbiamo scendere sino alla fine. Dobbiamo saltare in questa finestra qua, in questa apertura. Ok, vediamo cosa c'è qui. Qui non c'è nulla. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti. Qui corriamo. Ecco qua questi maledetti mostri. Ok, scappiamo. È la follia. Prendiamo un sedativo, così la follia sparisce. Ok, qua ce ne dovrebbe essere un altro. Qui, ecco, infatti. Ecco. Entriamo, qui ci dirigiamo a sinistra. Sinistra, ecco, prendiamo un sedativo, anzi, prendiamone due, va, per sicurezza. Ok, scendiamo, maledetti ragni, scendiamo. Scendiamo, scendiamo, scendiamo. Cerchiamo di scappare da questi ragni. In modo tale che li seminiamo, nascondiamoci qui dietro. Vediamo. Sì, infatti, ragni deficienti. Sicuramente saranno figli di Rom, il ragno ottuso. No, no, fate scherzi. Aspettiamo che se ne vadano. Ok, stanno girando. Ok. Ok. E adesso tiriamo questa leva qui. Ok. Tiriamo la leva. Sentiamo questo urto. Qui cade questo schifo, questa specie di massa gigante è caduta là sotto. Ok. Ora andiamo, cosa c'è? Non si può più selezionare. Ok, allora giriamo, andiamo qui, qui dentro e cadiamo qui in basso. Ok, proseguiamo, andiamo sulla destra. Scendiamo, ci troviamo di fronte a questa scalinata. Ok, scendiamo. C'è qualcuno? Sulla destra, sulla sinistra? Non sento niente, quindi non ci dovrebbe essere nessuno. Vediamo. Vabbè, ok, iniziamo a far piazza pulita. Saggezza del Nemmeh. Ok, gemma del sangue d'arcana. Ok, vabbè. Tutta roba che ci potrà servire in futuro. Ok. Vediamo, ok. E ci dirigiamo verso queste fratture. Dobbiamo cadere lì sotto. Quindi prendiamo ora dei sedativi. Vediamo, manca poca vita. Vabbè, sì, dai, li prendiamo. Ok, ci lanciamo. Premiamo cerchio in modo da rotolare ed evitare che si rompano, che si rompa le ossa. Ok, e questo corpo troviamo appunto la roccia di sangue che ci servirà per potenziare la nostra arma. Ok ragazzi, anche per questo video è tutto, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, ci vediamo alla prossima.